Per dare una notizia che secondo me è una grande notizia per l'Università di Pavia e per la città di Pavia. È una grande notizia perché con la legge di stabilità che è stata licenziata dalla Camera sabato, domenica e attualmente in discussione al Senato, dovrebbe essere approvata in poche ore. Qua dal Rettorato dell'Università di Pavia l'orgoglio di presentare un emendamento a firma mia che difende, salva e rilancia l'Università di Pavia come vocazione collegiale. I collegi di Pavia sono nella storia, ma soprattutto sono nel presente e nel futuro di questa città. Grazie alla collaborazione con il rettore Francesco Svelto abbiamo portato a casa questi 15 milioni di euro che nei prossimi 3 anni garantiscono di salvaguardare e rilanciare la vocazione appunto di Pavia come città campus universitaria. Un risultato straordinario e io ringrazio davvero tutti quelli che ci hanno creduto, che hanno sostenuto, e Pavia così riafferma a livello nazionale e internazionale la sua identità di città della cultura, della formazione, dell'università. Sì, oggi abbiamo in questa conferenza stampa sottolineato un risultato importantissimo per l'università e per la città di Pavia, e cioè questa misura prevista nella legge di bilancio per le città campus, cioè le città a vocazione collegiale. Quindi un'università come quella di Pavia, che ha collegi riconosciuti a livello statale, ha una sottolineatura di qualità, cioè con questa misura si riconosce quanto questi collegi, che hanno delle caratteristiche peculiari, per esempio hanno un rettore, per esempio hanno un'attenzione alla formazione e all'attività culturale, ma anche a quella ricreativa e sportiva, sono valorizzate a livello nazionale, cosa che forse negli ultimissimi periodi era stata invece un pochettino dimenticata. Quindi io sono contento, voglio sottolineare il lavoro fatto dal ministro dell'università, ma anche dal territorio e da chi tra i politici, istituzioni del territorio si è dato da fare perché questo risultato diventasse realtà. E quindi possiamo guardare con maggior ottimismo al futuro, visto che questo dei collegi è un elemento caratterizzante di Pavia, possiamo continuare con la linea strategica di inclusione, di collegialità, ma di sguardo al futuro. Quindi una università che prepara ragazzi in gamba, che li prepara da un punto di vista umano, da un punto di vista formativo, e li prepara perché possano anche poi avere una capacità di incidere nella società. Voglio quindi citare anche l'altro grande successo di quest'ultimo periodo, cioè il finanziamento che Regione Lombardia ha deciso di attribuire all'università per costruire un centro di ricerca e innovazione. Vedremo su quale tematica. Questo centro di ricerca avrà anche come fine quello di fare da levatore per la creazione di un'infrastruttura che accolga aziende. A tutto interesse dei dipartimenti universitari, degli studenti del dottorato di ricerca e dei laureati dell'Università di Pavia. Io ho detto, ecco, questa è una sfida che ritengo sia venuta, valga la pena di giocare fino in fondo. E quindi diciamo che, e qua vado invece, come dire, alla conclusione, avere approvato il mio emendamento 8934, questo numero è diventato, diciamo, un'ossessione per me, Francesca, e per tutti gli altri, che è quello che vedete scritto qua. Innanzitutto per la soddisfazione che non capita spesso a molti parlamentari di vedere approvati dei propri emendamenti. Vederlo approvato facendo parte dell'opposizione è un po' come vincere in trasferta una partita importante. Farlo per la propria città, insomma, vuol dire aver fatto una tripletta, ecco, diciamo così. E quindi c'è sicuramente un orgoglio. L'emendamento, quindi, nella sua ratio è stato ovviamente condiviso da noi. Dopodiché è stato, come ha detto il rettore, coinvolto da subito anche il ministro stesso, il MUR, che ha fatto un lavoro egregio. Lo si è scritto nella maniera più corretta possibile. Ci tengo anche a dire che questo non è un emendamento marchetta, perché poi spesso succede nei finanziari che ci sono gli emendamenti marchetta. Questo è un emendamento che afferma un principio legato alle città campus, alle città che hanno una storia legata all'università e che si vogliono contraddistinguere per una certa caratteristica di contesto. Mi è venuto in mente anche Francesco quando da sindaco ero andato insieme all'allora rettore con il gruppo di Coimbra all'estero, e Pavia affermava una vocazione, vedendo
essendo sindaco e rettore di una città in cui il legame è intrinseco, indissolubile, e quindi abbiamo un po' riaffermato questo. Quindi prima di tutto abbiamo scritto a quattro mani, dopodiché io me lo sono preso in carico e a quel punto è iniziato l'iter dentro la legge di bilancio.